Fare squadra tra i cittadini e le forze dell'ordine per creare un percorso virtuoso che conduca i giovani verso la consapevolezza che il rispetto delle regole è l'unica garanzia per un futuro migliore. Questo è il messaggio ribadito più volte nel corso del convegno Obiettivo Sicurezza e Legalità nel Paese che Cambia, organizzato nella sala Papa Paolo Giovanni II del CEFPAS dal SIAP, il sindacato italiano appartenenti polizia, durante l'ottavo congresso regionale Sicilia. L'obiettivo è quello di creare una sinergia fra i cittadini, le istituzioni, tutti gli enti chiamati a garantire la sicurezza vera e una legalità che dia una risposta in termini di tranquillità e serenità ai nostri cittadini. Un convegno al quale, oltre agli appartenenti alle forze dell'ordine, ha preso parte una nutrita rappresentanza degli studenti degli istituti superiori del Galileo Galilei, del Rapisardi e del Dirocco. Il sindacato di polizia, attore sociale, trade union tra lo Stato e la formazione delle coscienze nelle nostre scuole, un po' per seguire anche il nuovo modo di pensare italiano, investimento in cultura, investimento in sicurezza, quindi investimento per la formazione dei giovani, per la legalità di domani, per mantenere alto un livello di democrazia efficiente, investendo poi sulla sicurezza in maniera contemporanea, due binari paralleli per migliorare la qualità del nostro servizio e uscire incontro di tanti operatori. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti durante il convegno sulla necessità di legalità e sicurezza nel Paese a difesa e garanzia dei cittadini. Penso che la sicurezza, quella cattiva, va messa da parte. Quella che ad esempio in Egitto ha colpito Regeni, quella che ad esempio a Genova ha commesso dei reati. Ma la sicurezza che viene praticata quotidianamente dalle nostre forze dell'ordine è un'ottima sicurezza. È quella sicurezza democratica e liberale che deve, ecco la proposta, finalmente essere considerata un valore di rango costituzionale. D'altra parte noi reclamiamo un diritto che era già stato sancito, quello della redistribuzione dei profughi. Per questo, parlando qui oggi a Caltanissetta in questo straordinario incontro dei temi della sicurezza, ho detto che avere gli Stati Uniti d'Europa vorrebbe dire avere anche una polizia europea, perché come dimostrano le cronache di tutti i giorni, la capacità sia del terrorismo da un lato, qui in Sicilia conoscete bene la mafia, dall'altro è quella di organizzarsi con una dimensione che non è nazionale. Quindi noi abbiamo bisogno, la collaborazione c'è già tra le forze dell'ordine, ma serve più della collaborazione, servirebbe un'Europa con strutture uniche per combattere organizzazioni criminali che hanno già di per sé strutture internazionali.